Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Come ogni giovedì eccoci qua. Quest'oggi si ritorna in casa, si ritorna al palazzetto dello sport di Baricella, luogo che stiamo per raggiungere adesso. E poco altro da aggiungere, Fre. Sì, oggi si torna finalmente in casa, vediamo come reagiranno i ragazzi alla sconfitta dell'ultima giornata. Sicuramente la partita è più alla portata. Vedremo come andrà anche Fabio, vedremo se oggi sarà finalmente il giorno anche del suo gol stagionale. Generalmente diciamo sempre, partita difficilissima. Oggi più che difficilissima, è una partita però importantissima. Sarebbe fondamentale vincere, insomma, per riuscire a arginare quel gap che si è creato nelle ultime giornate con la settima in classifica, posto importante per andare poi dopo nella zona playoff. Però staremo a vedere. Real Casalgrande è comunque una bella squadra. L'andata finì 4-1 appunto per gli ospiti, e quindi vedremo insomma quale sarà la reazione. E se ci sarà una reazione, andiamo a vederlo ragazzi. Ragazzi, dall'America Meridionale, precisamente dal Messico, ecco l'antico sciamano mago che oggi farà la magia e farà sbloccare Fabio. Dopo farà la fusione a mo' di Dragon Ball con Abracalai per mago e stregone. Andiamo. Eccoci in direzione del palazzetto dello sport di Baricella. Oggi incredibile ma vero, Antimo si è spostato dietro insieme a me, insieme a noi. Finalmente è tutto legale. Sì, ringrazio la francesina Francesca che mi ha dato l'opportunità di stare dietro con Francesco e Fabio per fargli le domande quest'oggi. Insomma, ci alterneremo. Poco altro, partiamo con le domande, Fre? Partiamo subito con le domande per Fabio. Comunque ragazzi, prima di passare alle domande vi ricordiamo di iscrivervi al canale. Ve lo ricordiamo sempre, ve lo chiediamo in ogni video per fare in modo insomma di poter raggiungere obiettivi sempre più alti, obiettivi sempre più grandi e raggiungere l'obiettivo dei 100k. Quindi abbiamo bisogno del vostro supporto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate like, condividete, commentate e portateci in alto come solo voi sapete fare. Ragazzi, iscrivetevi, 75% di voi ancora non è iscritto, rimediate subito, attivate anche la campanellina, sapete cosa fare. Allora Fabio, Antonio Riccobene ti chiede: gioco anch'io futsal ma non riesco a trovare le scarpe adatte, hai dei consigli? In realtà è molto facile trovare le scarpe da futsal, molti siti che le vendono da calcio le vendono anche da futsal, e comunque basta una semplice ricerca su internet, ce ne sono tantissime, tantissimi siti, ce ne sono diverse. Soprattutto vedo utilizzate le Nike, le Yoma oppure le Munich, queste tre marche le vedo più usate, io ho legato e mi ci trovo molto bene. Allora andiamo con un'altra domanda di Tommaso Corazza che ci chiede: ciao Fabio, una domanda, secondo te è utile per un calciatore di calcio 11 fare anche un'esperienza nel calcio 5? Un saluto anche ai tuoi fratelli, speriamo di vederli presto a fare interviste su Sky e DAZN. Ti ringraziamo tantissimo Tommaso per questo commento, ti adoro dopo quello che hai scritto. E adesso passiamo la palla a Fabio. Fabio, secondo te un'esperienza nel calcio 5 può essere utile per chi gioca 11? Sì, secondo me sicuramente tantissimo, può aiutare a fare un'esperienza nel calcio 5 sia come distanza come tecnica. Secondo me poi ritornare a calcio 11 ha parecchi vantaggi. Andiamo dunque con la terza domanda di Michele Falivene, o Falivene, chiedo venia. Domanda per Fabio: in campo, qual è la tua posizione preferita? Continuate così, è un format bellissimo e rivoluzionario. Allora, ti ringraziamo Michele per i complimenti e adesso passiamo nuovamente la palla a Fabio. Sì, grazie per i complimenti. In campo la posizione in cui mi trovo meglio penso che sia laterale destro. Essendo mancino posso rientrare sul mio piede e calciare. Però spesso anche davanti a fare il pivot, siccome c'è meno fase difensiva. Adesso allora passiamo la palla a Fre che farà altre domande. Andiamo. Andiamo dunque con la domanda di Crypto Diavel. Intervista: ciao Fabio, ti volevo chiedere secondo te quali sono le cose che hai migliorato e quali devi ancora migliorare. PS, siete grandi, complimenti. Grazie Crypto. Grazie. Secondo me le due cose coincidono, cioè sono quelle che sto migliorando ma ho ancora da migliorare tanto. Quindi la fase di non possesso, soprattutto come posizionamento, più che uno contro uno. E ovviamente mi manca ancora un po' di esperienza facendo questo sport da poco tempo. Cosa ti manca secondo te ancora per arrivare al gol? Per arrivare al gol mi manca più decisione, cioè più confidenza. Andiamo dunque con la domanda di Massa e Basta. Volevo fare una domanda a Fabio, più di tipo personale. Oltre a giocare, lavori, studi, comunque si nota un miglioramento esponenziale nelle tue partite. Continua a perseverare e ti toglierai tante soddisfazioni. Ciao Massa, grazie mille per i complimenti. Comunque sì, studio, faccio scienze statistiche a Bologna. Studio perché comunque con il calcio a 5 è difficile fare affidamento su quello come unica fonte di guadagno. Quindi è importante studiare o lavorare. Adesso vi faccio io una domanda del Sayan Prescelto che vi chiede: vi è mai capitato che vi sia arrivato un pallone sugli attrezzi? Allora sì, a questa rispondo io. Non mi era mai capitato prima dell'esperienza del futsal del calcio 5, tuttavia è successo una volta a Bordighera in trasferta. Mi sa che ho perso quell'immagine perché poi insomma abbiamo ripulito tutto il materiale e non abbiamo più quel video. Però sì, su un rinvio in fallo laterale ci ha colpito non tanto la telecamera, piuttosto il cavalletto che poi dopo conseguentemente ha spostato tutta la visuale della telecamera. Sì, ma poi comunque col calcio a 11 un sacco di volte c'è stata colpita l'attrezzatura. Altre volte la rompono i ragazzi, altre volte la rompo io, quindi comunque in generale capita spesso che l'attrezzatura si rompa. Detto questo, noi siamo appena arrivati al palazzetto dello sport di Baricella, dove entreremo dentro per piazzare tutta l'attrezzatura, narrarvi l'inizio di questa 19ª giornata del campionato di Serie B di futsal. Faremo anche l'intervista prepartita come sempre a Fabio. Andiamo ragazzi, grazie comunque a tutte le vostre iscrizioni, mi piace, condivisioni. Siamo riusciti a prendere un'altra persona, vi porteremo più schiavi qualora insomma lasciaste like, mi piace, condivisioni, mettete like, mettete like, iscrivetevi al canale. Ragazzi, prima di iniziare con l'intervista volevamo ringraziare XOstyle per i parastinchi davvero bellissimi. Adesso ve li facciamo vedere, vi ricordiamo di passare dal sito se volete avere dei parastinchi personalizzati. Come potete vedere potete anche scegliere la misura, io ho scelto la taglia S siccome danno un po' questi parastinchi grandi, quindi vi consigliamo di passare dal sito. Sono davvero comodi e le due parti esterne del parastinco si adattano alla forma della gamba, quindi ve lo consiglio.
consiglio tantissimo. Detto questo, passiamo all'intervista prepartita. Ok Fabio, oggi affrontate finalmente una squadra alla vostra portata in classifica. Sono terz'ultimi, 14esimo Real Casalgrandese. Come pensi vi comporterete oggi e se avete metabolizzato comunque la sconfitta di settimana scorsa? Sì, settimana scorsa è un discorso a parte, era una squadra veramente fortissima. Oggi invece è una partita che non si può perdere assolutamente, quindi dobbiamo essere concentrati fin dal primo minuto e dobbiamo subito mettere la partita in chiaro e segnare. Come l'avete vissuta questa settimana, anche emotivamente, questa sfida? Se sentite appunto di portarvela a casa oggi? Ci siamo allenati bene come sempre, abbiamo fatto una buona settimana, concentrati, quindi secondo me siamo preparati per questa partita. Eccoci anche con le mie domande Fabio. Sì, c'è un ricorso in atto tra Atlante, Grosseto e Pontedera, infatti qualora venisse accolto in Grosseto riuscirebbe a ottenere i 3 punti che ha perso sul campo con il Pontedera e questo vi darebbe l'opportunità di accorciare ulteriormente perché potreste essere un ipotetico 4. Inoltre ci sono state 5 espulsioni tra le file del Pontedera, questo complicherà ulteriormente la sfida per il Pontedera contro la Vigor Fucecchio. A seguito anche di queste dinamiche, diciamo un incentivo in più per provare a ottenere i 3 punti oggi e risollevare la testa dopo la sconfitta di settimana scorsa. Inoltre questa settimana, tralasciando i classici Pozzi e Conti già diffidati, si va a aggiungere alla lista dell'elenco dei cattivi anche Nicola Scalaia, quindi diventa difficile anche comportarsi in maniera super agonistica, nel senso bisogna anche contenersi e non rischiare, anche perché poi la prossima partita è contro il Bologna, tralasciando poi il fatto che ci sarà un turno di riposo tra questa settimana e poi il Bologna. Sì, magari questa è una giornata in cui non farsi ammonire, però comunque a queste cose penserà più il mister nella gestione dei diffidati. Ognuno di noi deve dare il massimo senza pensare alla diffida o al cartellino giallo. Fabio, che ora noi lasciamo andare a cambiare. Vai Fabio, in bocca al lupo. Grazie. Viva il lupo. Esatto. In bocca al lupo anche a voi. Grazie mille. A dopo Fabiolino. Eccoci all'interno del palazzetto dello Sport di Baricella per assistere a quella che sarà tra pochi minuti la 19esima giornata del campionato di Serie B di Futsal, che vedrà sfidarsi Balza Real Casalgrandese. Una partita importantissima, ancor più che difficilissima. Il Balza deve rialzare la testa dopo la sconfitta esterna per 7-0 contro l'Olimpia Regium. Ma dici qualcosa in più tu, Fre. Sicuramente oggi il Balza affronterà un avversario alla portata. Sono ben 6 punti di distacco tra le due squadre. Vedremo appunto come si comporterà e se darà una reazione. Il Balza deve cercare di emulare quella che era la prestazione 2 giornate fa, quella con l'Arpinova, e vedremo se ci riusciranno. L'avversario è la portata per la prima volta all'interno di questo 2023. C'è la possibilità di giocare con una squadra al di sotto della propria classifica, mentre prima si è giocato sempre con squadre che erano più forti almeno sulla carta. E adesso vedremo che risposte darà il Balza sul campo, perché alla fine decidere è sempre il parquet del palazzetto dello Sport di Baricella in questo caso. Inoltre vi ricordiamo un'altra cosa importante: prossima settimana non si giocherà perché ci sarà la sosta, si riprenderà tra 2 settimane contro il Bologna. Una partita sicuramente assai complessa, che però insomma la squadra di Baricella può sicuramente giocarsi contro i bolognesi, che sono sicuramente più alla portata rispetto anche all'Olimpia Reggio. Detto questo, nella partita d'andata il punteggio disse Real Casalgrandese 4 Balza 1, quindi oggi anche per ribaltare quelle che sono state le gerarchie dell'andata vedremo insomma come si comporterà la squadra di Velimir Andrejc. Sì, vediamo anche come si comporterà Fabio. Abbiamo visto 3 ottime giornate, Fabio sta giocando sempre meglio e in crescendo. Vediamo se anche oggi continuerà la sua striscia positiva. Vedremo se poi magari arriverà il suo primo gol stagionale nel mondo del futsal. Dunque noi adesso andiamo a piazzare l'attrezzatura e ci vediamo in campo. Andiamo. Siamo qui con Manuel, piccolo tifoso del Balza e anche comunque del nostro canale. Insomma, quanto tempo ci segui Manuel? Ormai sarà quasi un annetto, che comunque mi piacciono molto, mi danno la spinta per giocare, la grinta soprattutto per ricominciare. Te comunque che percorso hai fatto a livello sportivo? Hai giocato a calcio, calcio a 5, cosa hai fatto? Allora, ho giocato a calcio 11 per 4-5 annetti, tra cui 4 di portiere. Poi l'ultimo annetto l'ho fatto a 5, ancora non seguivo Fabio. Ho iniziato a seguire Fabio quando ho iniziato ormai il basket. Mi sta dando la voglia di ricominciare a giocare perché vedendo il modo in cui gioca il Balza mi piace. Dunque dai, noi siamo felicissimi di aver sensibilizzato anche il piccolo Manuel in uno sport così bello come il calcio a 5. Per noi è comunque importante ricevere feedback dai fan, dai tifosi e vedere di riuscire a spostare quello che è un movimento del calcio a 11 verso il mondo del calcio a 5. Detto questo, noi ti ringraziamo tantissimo per il seguirci. Ultima domanda: qual è il tuo giocatore preferito del Balza? Sinceramente, come conosco il Balza, Fabio, perché è quello che conosco di più, però come... che paraculo! Come tecniche di gioco mi piace molto Calaia. Allora noi ringraziamo Manuel, grazie mille Manuel. Adesso andiamo a vederci la partita e a piazzare le telecamere. Tutto pronto in cabina di regia, da qui a poco daremo il via alla 19esima giornata del campionato di Serie B di Futsal per assistere a quella che sarà la partita che vedrà affrontarsi Balza Real Casalgrandese. Ed eccoci finalmente teletrasportati dalla cabina di regia a quella di telecronaca per raccontarvi assieme quella che sarà la 19esima giornata del campionato di Serie B di Futsal Balza Real Casalgrandese. E il Balza vorrà reagire dopo l'ultima sconfitta per 6-0. Vedremo se passerà per oggi. La partita è alla portata, arrivano i 12esimi in classifica. Vediamo se i ragazzi Andrejc non deluderanno le aspettative e porteranno a casa i 3 punti. Vediamo quale sarà l'esito della partita di oggi. Una partita importantissima per il Balza, chiamato a vincere al palazzetto dello Sport di Baricella per dare ancora speranze alla zona playoff. Altrimenti sarebbe un declino totale per questa stagione. Intanto vediamo inquadrato Fabio con obiettivi sempre più alti dopo le ultime prestazioni giocate davvero molto bene. Cosa ne pensi sul suo rendimento, Fre? Sì, un giocatore sicuramente in crescita, l'ho dimostrato nelle ultime uscite anche con l'Olimpia Regium, uno dei pochi a salvarsi. Vediamo se anche oggi riuscirà a dare continuità alle sue buone prestazioni. Vediamo se passerà anche per oggi una crescita di
Fabio. Intanto ricordiamo, Real Casalgrandese reduce da un punto nelle ultime tre partite, questo insomma lì fa finire nelle zone basse della classifica come possiamo vedere ora. Per il Balsa invece una vittoria sarebbe fondamentale, anche in attesa del ricorso del giudice sportivo per la partita Atalanta-Grosseto-Pontedera, come abbiamo preannunciato anche nel prepartita. Vediamo il 5 del mister e adesso la carica dei ragazzi di Reggio Emilia della Real Casalgrandese. Sì, Casalgrandese che comunque vive una situazione di classifica molto tranquilla, sappiamo come retrocederà soltanto l'ultima in classifica che molto probabilmente sarà il Bordighera. Vediamo se quindi abbasseranno la guardia oppure no. Andiamo a leggervi quelle che saranno le formazioni che scenderanno in campo. Partiamo dal Balsa che schiera Di Bitonto in porta, ritornato tra i pali, davanti a sé Pozzi come ultimo, laterale destro Simone, laterale sinistro Ferrante come pivot Calaia. Dalla parte opposta invece troviamo Venturi in porta, davanti a lui Renghifo, laterale destro Raiola, laterale sinistro Checa e come pivot Marzano, che si appresta a battere il calcio d'inizio di questa 19esima giornata del campionato di Serie B di Futsal. Tutto pronto, si parte con Marzano che gioca indietro proprio per Renghifo. Dunque Raiola, Checa, torna sempre da Renghifo, uno sguardo davanti a sé, premia sempre l'inserimento di Raiola che cerca ora il dribbling ai danni di Ferrante. Il 24 capisce tutto e mette in fallo laterale Raiola, capocannoniere del campionato per il Real Casalgrandese. Ma adesso attenzione al guizzo di Simone, il destro, la palla per poco non si perde in porta. Buono il primo squillo per il Balsa dopo all'incirca 26 secondi di gioco. Osserviamo da Pozzi che va da Calaia, ma attenzione, capisce tutto Renghifo, vicinissimo alla decima marcatura stagionale. Renghifo per poco si salva così il Balsa, ma adesso osserviamo proprio il numero 10 che sfida Renghifo, poi cerca il destro, capisce tutto il numero 10 che poi prova a tramutare l'azione da difensiva offensiva. Renghifo mette il corpo su Calaia e di mestiere guadagna un ottimo calcio di punizione. Deve stare attento Calaia perché in caso di diffida salterebbe il match importantissimo del Bologna e qui è proprio quello che vuole Luca Raiola. Va ora Renghifo, la finta di Marzano, Renghifo va dal 7, Ferrante riesce a capire tutto e poi Simone. Calaia vuole che il 5 dia palla a Pozzi ed è così, Pozzi va ora proprio dal 10 che dribbleggia in mezzo al traffico, Calaia! E arriva il gol di Abra Calaia, pettina la palla con la suola e poi il gol da Futsal, il gol con la punta del piede destro. Arriva ora il vantaggio Balsa, 7° gol in stagione per Nicolas Calaia. Grandissimo gol di Calaia che è stato bravissimo nello stretto a trovare lo spazio giusto per infilare Venturi. Grandissima giocata, giocata di spessore, Calaia ci ha abituato a questo e anche all'altro. Vediamo qui un gol da Cineteca per Abra Calaia, il mago del palazzetto dello sport di Baricella. Sta facendo vedere grandi cose, una certezza nello scacchiere di Velimir Andrejc, un giocatore di assoluta classe, un giocatore indiscutibile. Pronto a battere questo calcio d'angolo, scucchiaia dentro per Conti, il destro del 7, ma rimpalla bene la difesa avversaria, ora prova a ripartire il 7 avversario, Marzano, fallo di Simone. Si lamenta il numero 5 che vorrebbe la simulazione da parte di Mario Simone, non secondo il direttore di gara. Primo cartellino giallo della partita, primo cartellino per Fabrizio Simone in questa partita. 13:30 alla fine del primo tempo, pronto a partire ora Marzano col sinistro, il palo incredibile di Marzano. E adesso vediamo, prova a ricostruire un'altra azione di gioco, sempre il numero 7 che cerca di dribbleggiare in mezzo al traffico, brutto il fallo di Conte. Attenzione che a rischio di fida il capitano che prende ora un giallo pesantissimo, infatti salterà la trasferta importantissima contro il Bologna. Il capitano dice: il primo fallo che faccio. Per il direttore di gara sicuramente a sufficienza per generare il cartellino giallo ai danni di Roby Conti. Ed intanto sono passate le bellissime immagini del replay del palo colpito da Mario Marzano che per poco non trova la via del gol, per poco non trova la via dell'1-1. Parte ora Renghifo che lascia poi la battuta al 13, Ortiz che becca però la barriera. La Real Casalgrandese è venuta qui per fare la partita, è venuta qui per imporre il proprio gioco e per dare uno scossone al campionato. Adesso Renghifo va dentro da Simonetti, poi Ortiz, molto bene Ortiz, numero su Simone, ancora Ortiz fino in fondo, tocca di Bitonto, palo e poi Fadiga disinnesca il pericolo in via definitiva. Rivediamo qua il replay, forse tocca di Bitonto, bravissimo Ortiz, e poi sì, con la suola del piede sinistro tocca di Bitonto e poi con l'aiuto del palo si salva così ora il Balsa. Sì, intanto Fabio comunque continua a scaldarsi, sembra brutto entrare, la partita comunque è abbastanza difficile, una partita comunque ostica, bisogna stare attenti anche sotto il punto di vista tattico, vediamo come entrerà. La squadra avversaria molto veloce, magari non perfetta a livello difensivo, però una bella squadrina. Adesso vediamo Fadiga che va da Conti, il destro, la palla però si perde lateralmente. Adesso pronto entrare Fabio Di Mauro con la 11, esce Ettore Fadiga, il dottore con la 3. Adesso vediamo, chiede indicazioni Fabio, chiede che ruolo acquisire in campo come
ci si dovrà mettere. Fabio acquisisce il ruolo da pivot e Conti va a fare laterale destro, laterale sinistro Ferrante e dietro Pozzi. Insomma, una squadra molto matura con un giovane davanti. Vediamo quale sarà la partita di Fabio in questi ultimi 6 minuti rimanenti. Seguiamo Simonetti che va da Raio, la gestisce bene il pallone, poi torna indietro dal 9. Dunque Marzano va lunghissimo a servire Checa, ma capisce tutto Ferrante. Poi Fabio stop buono, ma arriva la pressione avversaria che fa sì di togliergli il pallone. Ora Simonetti che va da Checa, capisce tutto Conti, c'è anche Fabio tutto solo al centro, Conti spara addosso a Venturi e adesso Fabio si va a riprendere il pallone, dialoga con Ferrante. Peccato, adesso vediamo belle le finte di corpo di Fabio su Raiola, molto bene ancora la suola ai danni di Marzano, poi va da Conti, Pozzi di conseguenza Ferrante, Simonetti disinnesca il pericolo e mette in fallo laterale. Sì, bravo Fabio anche nell'ultimo possesso, se l'è spostata molto bene con la suola, sta crescendo anche sotto quell'aspetto, gioca bene anche con appunto la pianta del piede. Sempre di più le sembianze di un giocatore di futsal. Ora vediamo bello l'appoggio di Fabio per Ferrante che torna sempre dall'11. Buono il dialogo tra i due. Poi Ferrante va ancora in alto per Fabio che per poco non arriva a prendere questo pallone con la testa. Adesso riparte Simonetti, sbaglia tutto Conti. Ci mette una pezza di bitonto. Stava combinando la frittata qui il capitano. Indietro per Marzano, sempre il 21, va dal 7. La pressione di Fabio, cerca di cavarsela il numero 7. Ce la fa così e così. Poi chiama in causa Raiola che difende molto bene il pallone dall'attacco di due giocatori, ma poi Pozzi se lo va a riprendere e va da Conti, ha davanti a sé Simonetti, si sposta la palla sul sinistro, lo carica e poi la palla si perde di poco sopra la traversa. Buono squillo qui da parte di Roby Conti, Superbike. E ora vediamo Fabio, va a battere questo calcio d'angolo, cerca Conti, il tiro però viene sporcato proprio da Checa. Ancora calcio d'angolo in favore del Balsa. Fabio va a pescare Pozzi col mancino alto, bella l'idea di Fabio, bella anche l'idea di esecuzione da parte di Van Pozzi, però la palla si perde troppo alta. Fabio vuole il pallone, lo accontenta Ferrante, va al sinistro, strozzato, la palla rimane sotto per il numero 11 che si perde lateralmente alla sinistra di Venturi. Poteva fare qualcosina in più qua Fabio. Adesso vediamo Pozzi che va da Conti, vuole palla Fabio, lo accontenta il 7, Fabio punta Ortiz, poi decide di andare dal 7, sa che non è una buona idea. Il numero 11 che riceve ora il pallone cerca il numero proprio sul 13. E qui è molto bene il 13 di mestiere, di qualità. Prova a ripartire con la collaborazione di Marzano. Il 7 prova a inventare. Ora va da Checa. Dunque Renghifo. Bello ora il numero di Fabio sul numero 10 che prova a ripartire. Sprinta l'11 che va al sinistro. La parata di Venturi. Molto bene qua lo sprint. Molto bene l'acuto da parte di Fabio. Ma bellissima anche la chiusura del numero 1 Venturi che sbarra la porta e nega la prima gioia stagionale nel mondo del futsal a Fabio. Ma adesso vediamo la ripartenza, molto bene in fase difensiva Fabio su Marzano che fa ritardare i tempi al numero 7 che torna ora da Renghifo. Dunque Capacchione cerca la sovrapposizione, la trova ora in Ortiz che va al destro, la parata di Di Bitonto e poi arriva Fabio sulla sfera, prova a tramutare l'azione da difensiva offensiva con la collaborazione di Ferrante che ora sfida un po' tutta la difesa avversaria. Il doppio passo del 24 fa fuori Renghifo, poi anche Marzano, riviene su di lui proprio Capacchione che mette ora in fallo laterale. E ora Gigi che va a scucchiaiare bene ora per Fabio, lo stop del numero 11, mette il fisico sul 7, poi dopo il tentativo di Fabio si perde sul fondo. Ma adesso andiamo a rivedere il replay dell'azione di prima. Bene Renghifo, bellissimo insomma il numero di Fabio, i danni del numero 10 che poi dopo sprinta, lo fa anche bene, poi il sinistro non è neanche malvagio. Vediamo qui molto bene con la manona destra Venturi riesce a neutralizzare il tiro dell'11. È stato anche molto bravo qui fra l'1. Sì, è stato bravo, comunque buon intervento, tiro di Fabio non potentissimo, tanto qua commette fallo. Fabio non è entrato malissimo nella partita di oggi, non è una partita facile, è una partita in cui si deve sporcare anche lui un po' le mani e sicuramente il Balsa non sta facendo in generale la miglior prestazione, ma è comunque avanti per 1-0, questa è la cosa più importante. Esce ora proprio il numero 11, rientra Nicola Scalaia. Pronto a battere, è il 13, è uno schema, cerca di andare da Capacchione, capisce tutto Di Bitonto che legge le intenzioni, poi va lunghissimo, cerca di arpionare la sfera proprio a Braccalaia. Adesso Renghifo, va indietro da Venturi, 2, 1, 0,
Finisce qui la prima frazione di gioco. Suona la sirena. Balza Poggese 1, Real Casalgrandese 0. Un buon primo tempo da parte dei ragazzi di Velimir Andrej. Ci sarei aspettato qualcosina in più, Fre. Però, insomma, quello che conta è il punteggio. 1-0 per il Balza. Sì, non è una partita facile per il Balza. Probabilmente non se l'aspettavano neanche loro, una partita così complicata. La Casalgrandese sicuramente sta disputando una buona partita, ma il Balza può fare qualcosina in più. Intanto bello anche il 5 del piccolo fan Manuel a Fabio. Adesso andiamo a vedere quella che sarà la seconda frazione di gioco. Andiamo! Eccoci all'intervallo, al termine dei primi 20 minuti di gioco effettivi il punteggio dice Balza 1, Real Casalgrandese 0. Una bella partita, il Balza però un po' disordinato in campo, mi sarei aspettato un approccio più positivo. Secondo te, Fran? La penso più o meno come te, il Balza secondo me ha disputato comunque un primo tempo tutto sommato sufficiente, però qualcosina sta mancando. Hanno sofferto comunque abbastanza, Real Casalgrandese sicuramente ha creato molto, ha colpito due pali e sicuramente Di Bitonto ha visto diverse occasioni provenire dalle sue parti. Il Balza comunque non sta giocando un brutto primo tempo e merita di stare avanti per 1-0. C'è da dire che anche Fabio è entrato discretamente bene in campo e è riuscito a fare il suo nel tempo in cui è stato chiamato in causa, gli ultimi 6 minuti e 30 all'incirca. Un bel guizzo anche sulla fascia sinistra, Fre, che è partito, ha fatto fuori un paio di uomini, poi il portiere è riuscito a contenere il risultato e a parare il tiro di Fabio. In ogni caso speriamo che possa avere un minutaggio ancora maggiore il secondo tempo e che magari si possa sbloccare. Oggi abbiamo tanti fan che noi ringraziamo di essere venuti qui. Quindi niente, cosa ci aspettiamo ora da questo secondo tempo, Fre? Sì, vedremo se il Balza comunque ripartirà un po' meglio di come ha fatto nel primo. Sì, comunque concordo, Fabio sta disputando un buon primo tempo. Probabilmente se l'avesse fatto diverse giornate fa staremmo parlando di un ottimo primo tempo. Viste comunque le sue ultime giornate, forse anche da lui un pizzichino in più magari c'è, si poteva aspettare. Comunque adesso vediamo come andrà il secondo tempo e vedremo come finirà questa partita. Andiamo dentro col secondo tempo. Andiamo. Tutto pronto per l'inizio di questa seconda frazione di gioco con Eman Maizi adesso inquadrato, pronto a fare il suo ingresso in campo. Giocatore che non ha trovato un minutaggio nel primo tempo. Fabio che dialoga con Steve. Cosa ti aspetti di trovare in questa seconda frazione di gioco, Fre? Sì, dobbiamo capire se il Balza comunque reagirà. A primo tempo un po' discutibile, ha trovato il vantaggio, però può fare di meglio la squadra di Andrej. Andiamo con il secondo tempo. Andiamo ora col secondo tempo con Maizi che tocca il suo primo pallone e lo cede a Pozzi. Dunque adesso il controllo difettato proprio del giocatore con la numero 4. Vediamo, come dicevi anche tu poc'anzi, Fre, quale sarà l'approccio da parte della squadra di Baricella nei confronti di questo secondo tempo. E ora fallo laterale affidato ai piedi di Gianluigi Ferrante, che va da Calaia. Uno sguardo davanti a sé, sfida Simonetti in uno contro uno. Il numero 10 cerca il guizzo, lo trova ora Calaia dentro per Maizi e arriva il gol del Caimano su un'altra invenzione, quella di Abra Calaia, che gioca un pallone incredibile. Maizi non può fare null'altro se non spedire in porta, complice anche un po' di fortuna, il tocco sfortunato di Venturi, e 2-0 Balza. Grandissima giocata da parte di Calaia, che ancora una volta ci mette la sua firma, ci mette la sua mano in questo gol. Maizi deve soltanto trovare l'impatto con il pallone, forse il tiro sarebbe tra l'altro anche uscito, ma comunque è lui a trovare la rete del doppio vantaggio. Il Balza adesso può sicuramente gestire la partita con più calma. Il 10 va dal 24, dunque Maizi, uno sguardo davanti a sé, cerca una soluzione, la trova ora con la collaborazione sempre del numero 24 che va da Calaia, cerca di inventare un'altra traiettoria, la trova giusta per Ferrante che va dentro per Maizi, capisce tutto Venturi che riesce a neutralizzare il tentativo del 4 che voleva la doppietta, ora finisce a terra, poi l'1 dolorante al ginocchio, arriva anche il giallo per Eman Maizi, il Caimano, insomma forse un giallo generoso ai danni di Eman Maizi che va sul pallone, però forse col piede troppo alto viene rivendicato un intervento a martello probabilmente, e ora esce proprio l'autore del secondo gol ed entra, se non ho visto male, Fadiga. Sempre Renghifo, si va a riprendere il pallone il capocannoniere del Real Casalgrandese, adesso fallo di Calaia ai danni di Simonetti, mano nel taschino, e arriva anche il cartellino giallo per Nicolas Calaia, ingenuità clamorosa anche per lui, e ora il Balza dovrà fare a meno sia del 10 che del 7 nel match più importante, quello col Bologna, e ora disperazione totale per Abra Calaia. Ma adesso attenzione al pallone lungo in direzione Raiola che non riesce ad agganciarlo, adesso qui Conti litiga un po' col pallone, se lo tira sulla mano sinistra, il direttore di gara fa proseguire e poi va da Fadiga, dunque Pozzi per Simone! Venturi para in qualche modo e riesce a tenere lì la sfera che gioca ora per il compagno di squadra Raiola. Ora Pozzi un po' in difficoltà dal passaggio di Di Bitonto, capisce tutto Ortiz, torna dentro Conte per Ortiz, capisce tutto monumentale Calaia che poi fa due o tre numeri prima di giocare la palla a Pozzi, tanto per non perdere il vizio. E poi Fadiga sempre per Calaia che sfida ora in uno contro uno Conte, cerca di ritagliarsi lo spazio per il destro, non lo trova, e poi Conte traumatizzato da Nick Calaia mette la palla in fallo laterale. Intanto esce da Pozzi, entra Ferrante, ecco, per dare un po' più di dinamicità a un Balza statico. Ora il 7 che cerca il pertugio giusto, cerca di imbastire un'azione pericolosa e lo fa ora con la collaborazione di Ortiz che sfida in uno contro uno Fadiga, poi ci ripensa e va da Raiola
La finta di corpo di Raiola, poi il tunnel su Fadiga, poi va a pescare bene Marzano dentro per Checa! È di mezza le distanze, è 2-1 ora, la riapre così Michele Checa col quinto gol in stagione, sta salendo in cattedra una grandissima squadra, quella di Andrea Grossi. Invece i ragazzi di Velimir Andrejc non ci stanno capendo più nulla. Sì, è giusto 2-1, sicuramente la partita dimostra che il Bazza non merita di stare avanti due reti, partita riaperta, adesso c'è ancora tanto da giocare, c'è da capire se il Bazza avrà la giusta reazione o se la Real Casalgrandese continuerà su questa striscia comunque positiva. Adesso seguiamo Ferrante, che va da Calaia, sfida in uno contro uno Checa, lo fa fuori secco, Calaia! E poi sulla linea, salva tutto Marzano, e può ripartire adesso la Real Casalgrandese con Checa. Conti però lo scorta sul fondo, mamma mia, cosa ha salvato qui Marzano, ma adesso il lancio lunghissimo per Calaia, dentro per Maizi, che si divora così la rete del 3-1, incredibile di Bitonto Calaia Maizi, che non ha capitalizzato al meglio il secondo assist, o meglio, quello che sarebbe potuto essere il secondo assist della giornata da parte di Nicolas Calaia. La squadra ad allungarsi, poi Renghifo, va a servire bene Raiola che cerca il guizzo danni di Fadiga, poi toglie le castagne al fuoco di Bitonto, non perfetto, qui Renghifo nello stop, capisce tutto Conti, c'è Maizi tutto solo, Conti! Venturi para, ma attenzione alla ripartenza di Renghifo Stel, che ha tanto campo davanti a sé, se lo prende tutto, Renghifo Stel, e arriva anche il decimo gol stagionale, arriva il pareggio del Real Casalgrandese, gol sbagliato, gol subito, punisce così Renghifo Stel, Kenneth, Alejandro. Grandissimo gol da parte di Renghifo, che trova un mancino potentissimo vicinissimo al palo, lo colpisce, lo bacia e poi trova la rete del 2-2. Grandissimo gol da parte del 10 e pareggio meritato comunque per quanto abbiamo visto oggi. Decima perla in stagione per il numero 10, come vediamo anche da replay, si è fatto tutto il campo, l'ha fatto bene. Poi vediamo, come dicevi anche tu poc'anzi Fre, la palla bacia il palo e poi dopo trova la rete del 2-2 così. Adesso seguiamo Marzano che va indietro da Renghifo, cerca una soluzione, la trova ora nel passaggio lungo in direzione 7, ma Calaia antepone la sua supremazia e la sua superficie. Che occupa adesso proprio Calaia col destro, Raiola salva un gol, poi ne salva due. Cosa ha fatto qua il numero 2 del Real Casalgrande? Prima su Calaia e poi su Pozzi, se non ho visto male. Visto che oggi comunque cercare i tre punti sarebbe la strada più importante, insomma, per il campionato del Bazza, perché qualora si perdesse o comunque si pareggiasse, la zona playoff sarebbe quasi sfumata, Fre. Adesso schiera molto bene la barriera anche Venturi. Parte Ferrante col destro, palo! Palo clamoroso! E poi Renghifo lontana proprio su Ferrante. Che palo che ha preso qua il 24, che per poco non concede il vantaggio al Bazza. Adesso Calaia qualcosa da ridire, ha un problemino al piede sinistro, dice non ce la faccio. Il mister vorrebbe che rimanesse in campo e sappiamo anche per quali ragioni. A questo punto a entrambe le squadre interessa poco il pareggio, entrambe giocheranno per la vittoria. Bravissimo Calaia a prendersi questo pallone su Marzano, ancora Calaia, dribbla mezza squadra, poi va fino in fondo, gioca la palla vincente al centro per Fadiga, che generalmente è sempre al posto giusto al momento giusto, in questo caso era un pochettino troppo indietro. Dunque Pozzi, rischia tantissimo Pozzi, capisce tutto Ortiz, Ortiz, palo clamoroso, a un passo dalla rete del 3-2, il Real Casalgrandese, il Bazza si salva così sull'ingenuità di Van Pozzi. Ma adesso seguiamo la ripartenza di Calaia, che va da Fadiga, il destro di Fadiga, difende tutto, difende come può e lo fa con Renghifo Stel, che sventa la rete del 3-2 per il Bazza. Il Real Casalgrandese si salva così, azioni da una parte, azioni dall'altra, ma che partita stiamo vedendo in questo istante, Fre? Clamoroso, probabilmente l'ultima occasione del match, Bazza deve sfruttarla bene. Ora con questa pausa che c'è stata con i crampi, la Casalgrandese ha anche l'opportunità di riassestarsi per l'ultima occasione. Vedremo cosa succederà. Vediamo Fadiga, per quale opzione opterà. Fadiga va da Pozzi, cerca l'imbucata vincente che non arriva, torna indietro a Di Bitonto e svaniscono qui le chance. 1-0, finisce qui il punteggio al termine della seconda frazione di gioco, dice Bazza 2 Real Casalgrandese 2, termina in pareggio lo scontro playoff, amaro in bocca per la squadra di Velimir Andrejc. Sì, probabilmente non l'atteggiamento giustissimo oggi da parte del Bazza, che merita il 2-2, merita di non andare oltre questo punteggio. Peccato, perché poi alla fine erano andati avanti per 2-0, però le occasioni ci sono state anche per la Casalgrandese ed è giusto tornino a casa con un punto. Sicuramente ha avuto la meglio la squadra di Andrea Grossi, che ha offerto un calcio molto più propositivo, molto più
spumeggiante, meno restio all'attacco. E questa strategia sul lungo termine si è resa vincente. Ma adesso andiamo a sentire quelli che sono stati i protagonisti. Andiamo a sentirli. Eccoci al termine dell'incontro che ha visto Balza Real Casalgrandese. Il punteggio finale dice 2-2, un match avvincente. È partito bene il Balza, si è rifatto sotto anche in maniera interessante nei primi minuti della ripresa, ipotecando il risultato e portandosi su 2-0. Poi però si è sciolto come neve al sole, un po' come abbiamo visto anche nell'incontro precedente. Un Balza che ha scelto la strada difensiva anziché quella offensiva, inizialmente pareva premiare questo atteggiamento. Dopodiché un po' di stanchezza di troppo ha fatto salire in cattedra il Real Casalgrandese, che ha preso le redini in mano di questo match. Sì, il Balza probabilmente oggi non ha fatto la sua miglior partita. Penso che alla fine non si possa neanche parlare di due punti persi, ma più di un punto guadagnato. Abbiamo visto diverse occasioni da una parte e dall'altra, però sicuramente le occasioni secondo me sono andate anche più dalla parte degli ospiti nel corso della partita. La prossima partita, che sarà tra due settimane, sarà piuttosto impegnativa. Bisogna vedere se vedremo anche un Balza diverso, ma penso che la sosta arrivi nel momento giusto. Sosta che arriva nel momento giusto, però si riprenderà con l'assenza di Nicola Scalaia e di Roberto Conte, entrambi ammoniti quest'oggi. E questa sarà comunque un'assenza importantissima in vista a Bologna. Speriamo che il Balza possa riprendersi. Tu prima hai detto un punto guadagnato anziché due punti persi, però all'inizio di questo incontro ci si sarebbe aspettati sicuramente la strada della vittoria, la strada dei tre punti. Sì, sicuramente. Poi vedendo l'andamento della partita, secondo me non si può dire diversamente. Come dicevo anche prima, la sosta penso che faccia bene alla squadra in generale, secondo me anche a diversi giocatori che hanno perso lucidità nelle ultime giornate, secondo me anche Conti, un pochino anche Ferrante. In generale penso che il Balza debba ripartire da quelle che erano le ultime partite prima dello scontro con l'Olimpia Regium. Dunque noi andiamo a sentire i nostri ospiti, iniziamo con lui, iniziamo con Ayman Maizi, autore di una rete importante, quella del 2-0. Il Caimano. Dunque innanzitutto grazie Ayman per essere venuto qui a offrirci la tua intervista, il tuo parere. Ecco, cosa ne pensi della partita in generale? Cos'è che è andato storto e come mai siete fatti ragguantare dagli avversari nonostante il doppio vantaggio? Vista la partita, visto l'avversario, è andata anche abbastanza bene. Siamo partiti abbastanza bene nel primo tempo, dove abbiamo preso subito le redini della partita e abbiamo fatto il primo gol. E siamo andati nel primo tempo in vantaggio. Successivamente, nel secondo tempo, abbiamo preso il doppio vantaggio e qui dovevamo sfruttare meglio le nostre occasioni e provare a difendere meglio. Invece, presi dalla foga di fare il triplo vantaggio, ci siamo fatti prendere il 2-1 e poi successivamente ci siamo fatti prendere in contropiede sul 2-2. Purtroppo è una partita in cui ci tenevamo molto a vincerla, però anche l'avversario oggi ci ha dato da torcere. Bisogna dare merito anche all'avversario. Eccoci anche con le mie domande, Ayman. Innanzitutto, complimenti per il gol. È il tuo terzo stagionale, ma avresti potuto fare anche un altro gol, peccato, perché qualora fosse arrivato avreste probabilmente chiuso la partita. Poi sulla ripartenza invece avete incassato la rete del 2-2. Detto questo, secondo te due punti persi o uno guadagnato dopo la prestazione di oggi o prima della vigilia cosa pensavate? Bisogna dire che per noi sono due punti persi, però comunque vista la partita oggi, che è stata alla fine molto complicata, bisogna anche vederla come bicchiere mezzo pieno. Adesso con la sosta speriamo di ricaricare le pile, affrontare una squadra di assoluto livello che è il Bologna, e noi abbiamo una voglia matta di giocare contro di loro, sia perché sono una squadra di grande valore, sia perché la viviamo come un derby. Ne abbiamo l'ora di giocarla. All'andata, tra l'altro, il match contro il Bologna, se non erro, finì 8-2 per i bolognesi, quindi c'è anche un senso di rivalsa nei riguardi della partita che non è andata nel migliore dei modi possibili. Quindi sosta che arriva al momento giusto per Ayman Maizi, che può ricaricare le pile anche in vista dei prossimi impegni. E ora i playoff si allontanano, però l'obiettivo è giocare punto su punto. Certo, ci mancano poche partite per provare a raggiungere il nostro obiettivo. Inizieremo con il Bologna, squadra molto forte, ma noi non vediamo l'ora di giocarci questa partita, perché è un derby e i derby non si guarda dove si è in classifica, ma si giocano e si vincono. Peccato per Calaia e Conti che mancheranno contro il Bologna, però ce la metterete tutta. Ci proviamo. In ogni caso noi ringraziamo Ayman Maizi per l'intervista che ci ha concesso. Grazie mille Caimano e in bocca al lupo per la prossima. Ricaricate le pile. Seguite il canale, ragazzi. Dai! Grazie Ayman. Eccoci dunque a casa. Chiudiamo l'intervista qua perché ci sono stati un po' degli inconvenienti in palestra. Dunque Fabio, chiudiamo con le tue considerazioni. Cosa ne pensi della partita di oggi e cos'è che non ha funzionato come avrebbe dovuto? È stata una partita più difficile del previsto. Secondo me abbiamo sbagliato fin da subito l'atteggiamento mentale. Loro hanno avuto molte occasioni, hanno preso diversi pali e quindi secondo me abbiamo sbagliato noi. Dunque, come reputi anche la tua prestazione nel corso del primo tempo? Hai giocato circa 6 minuti. Come ti sei trovato con i meccanismi in generale e cos'è che magari non ha funzionato anche per te? Penso di essermi trovato abbastanza bene in fase difensiva. Mi sento di essere stato abbastanza concentrato. Ho fatto forse più fatica in fase offensiva a fare la differenza, ad avere lo spunto. Ho avuto anche un po' più di difficoltà a prendere palla nella mia zona, qui potevo puntare nell'uno contro uno, e quindi sì, mi è mancato più quello, secondo me, più lo spunto. Eccoci Fabio, anche con le mie domande e con le mie considerazioni. Nessuno si sarebbe aspettato un 2-2 nel finale di questa partita, eppure è arrivato. Sfuma effettivamente oggi l'obiettivo playoff? Non è definitivo, noi comunque ce la metteremo tutta. Certo, però comunque Pontedera e Prato hanno vinto. Sì, possiamo ancora crederci, secondo me. Dobbiamo cercare di rimediare con la partita contro il Bologna, che sarà molto difficile, e poi in quelle successive. Possiamo dire in generale, Fa, che oggi un passettino indietro sia per il Balza che per Fabio Di Mauro. Ora la zona playoff si dilegua. Oggi ho visto un po' gli spettri di Sant'Agata, secondo il mio modesto parere una partita troppo difensiva, ed inoltre negli ultimi metri è mancato quel pizzico di altruismo che avrebbe potuto chiudere definitivamente la partita. Sicuramente oggi ci è dispiaciuto, insomma, vederti meno in campo rispetto alle ultime uscite, perché comunque avevi avuto un bello upgrade a livello fisico nelle ultime apparizioni. In ogni caso, come dicevo anche prima, ho visto un po' gli spettri del Sant'Agata, fondamentalmente sia per il tuo minutaggio che proprio per l'approccio nei riguardi della partita. Offensiva in un primo frangente,
gente difensiva in un secondo e poi dopo si è subito fino a quasi perdere completamente la partita. Tu come l'hai vista? Sì, forse eravamo anche un po' troppo sicuri di noi stessi, forse abbiamo sottovalutato gli avversari e alla fine si sono rivelati più da essere previsto, siamo andati in difficoltà. Detto questo, sicuramente dispiace oggi aver perso 3 punti importantissimi, Fa, perché avrebbero potuto smuovere la classifica e sicuramente erano ampiamente alla portata. Comunque, Fa, piccolo aneddoto, oggi è venuto a vederti il tuo ex allenatore di Finale Emilia, Andrea Gavioli. Mi ha detto: salutatemi Fabio, non faccio in tempo a salutarlo perché devo andare via. Lo sapevi? No, non lo sapevo. Mi fa un sacco piacere. Saluto il mio mister Gavioli, è stato un anno bellissimo e lo ringrazio ancora. Allora ragazzi, noi vi ricordiamo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e come sempre fatevi sentire con il vostro supporto, con i like, i commenti, e mi raccomando seguiteci anche su tutte le altre piattaforme, Instagram e TikTok, dove anche lì poi porteremo nuovi contenuti. Allora ragazzi, ultima cosa, data la sosta che ci sarà settimana prossima del campionato di Serie B di futsal, uscirà un contenuto speciale in più e quindi restate sintonizzati per vedere di cosa si tratta. A noi non resta null'altro se non darvi appuntamento a giovedì prossimo con l'appuntamento non col futsal ma con un content speciale, quindi ci si vede giovedì prossimo. Ciao a tutti ragazzi. Ciao ragazzi.